Da aprire alcune, ecco Roberto, per favore, se ci spiega un attimino la sua azienda e poi passiamo direttamente alla degustazione. Perfetto, molto rapidamente, buongiorno a tutti. Primature è nell'Oltrepò Pavese, credo che lo conosciate, comunque è un territorio, è il territorio del Pino Nero. Io infatti vi ho presentato questi tre vini, queste nostre tre versioni del nostro Pino Nero, perché è la zona, dopo anche la vostra, in Italia principale. Abbiamo 3.500 ettari. Abbiamo un'altezza di quasi 250-300 metri sul livello del mare, il sottosuolo che è marnoso, con una stratificazione sia di calcare che di argilla, e l'orientamento delle nostre vigne è fondamentale. Pertanto, per fare vino buono ci vuole una condizione geografica, lo dico sempre, che è fondamentale, e l'altra è l'opera dell'uomo. Noi abbiamo due perni nella nostra azienda, uno che è il nostro agronomo, ma è la persona che poi segue tutte le vigne, noi usiamo il metodo Simon Intense Search, e poi abbiamo Jean-François, che darei la parola a lui assaggerete tre versioni di Pinot Nero, metodo classico, una versione più giovane, una versione più borgognona. Pinot Nero e Oltrepò sono, c'è una grande vocazione a questo vitigno, e abbiamo cercato di esprimerlo in un modo diverso. Satura diretta da 36 a 40 mesi sui lieviti, una tendenza piuttosto secca, siamo appena sotto 6 grammi di zucchero. Oltre poco a mese, metodo classico, quindi 36 mesi, che vuol dire 3 anni sui lieviti. La sboccatura quando è stata in che anno? 19? 19 l'annata 2015 per Oltre Poggia. Ma l'annata 15 siamo calda, un'annata precoce, e alla fine con l'esposizione nord e nord-est sul Pinot Nero ci ha poco, diciamo, ci ha aiutato molto queste esposizioni. Comunque un'annata matura. Roberto, voi avete 10 ettari, sono tutti Pinot Nero? No, noi abbiamo 4 vitigni, abbiamo il Pinot Nero, il Merlot, Chardonnay e Moscato, questi sono i nostri 4 vitigni. Abbiamo iniziato l'anno scorso, che tra le altre cose l'abbiamo anche presentato a novembre al Merano Wine Festival, è il primo anno che noi facciamo il Pinot Nero solo acciaio. Perché io vado un po' per l'Oltrepò, un po' controcorrente. La Barbera credo che la facciano bene i nostri vicini colleghi del Piemonte e altre zone, pertanto io ho puntato fortemente sul Pinot Nero e volevo un vino da tavola, e sta riscuotendo un grande successo, anche perché è un vino che si accompagna bene anche come aperitivo. Ci sono delle persone che vogliono... non vogliono il vino bianco come aperitivo, e l'hanno trovato molto, molto piacevole e molto di soddisfazione questo. È vero che è quello chiaramente più impegnativo, giusto? Esatto, è Monsieur Pinot Noir. Prima che assaggiate, giusto una piccola storia, come mai l'ho chiamato Monsieur Pinot Noir. All'inizio si chiamava solo 100%. Poi da quando c'è Jean-François l'abbiamo un po' molto migliorato, e un giorno una signora francese, durante una degustazione qui in cantina da me, mi si è avvicinata con il bicchiere in mano mentre assaggiava il Pinot Nero e mi ha detto: sa, monsieur, questo vino le assomiglia molto. E io dico: in che senso? E mi ha fatto un mezzo complimento, mi ha detto: è un vecchio elegante signore di campagna. Allora, tra questa signora francese che mi ha detto monsieur, tra che abbiamo Jean-François a bordo, allora ho chiamato Monsieur Pinot Noir. Questa è la ragione per cui l'abbiamo
dato questo nome. La signora, quel vecchio poteva risparmiarselo, elegante signore di campagna, ne sono molto orgoglioso del vecchio. Va bene, ce lo facciamo spiegare un po' da Jean-François, così... Sì, okay. Sì, qui partiamo su una selezione sulla vigna più vecchia dell'azienda, raccolta in cassette. Partiamo su 15-18 giorni di macerazione, con un lavoro a freddo iniziale importante per preservare la frazione aromatica, macerazione medio-lunga e poi un affinamento in legno, tutto barì con un 20% per un anno circa. Abbiamo poi i nostri amici tonnellier in Borgogna che cercano di dare il meglio. Quindi questo è il 2016, invece questo sul mercato è anche dal 2019, giusto Roberto? Sì, perfetto, sì sì. Quindi 3 anni dopo la vendemmia, ok. Minimo tre anni. Allora, siamo all'azienda Fiolana Comianci e quindi troviamo nel Coglio, siamo a San Floriano del Coglio, un'azienda che praticamente è stata fondata negli anni 60 e quindi ha una sua storia chiaramente. Sono 24 figli che adesso, cioè, che praticamente gestiscono l'azienda, Benjamin, Roberto, Patrick e Ivani. In pratica è un'azienda che abbiamo scoperto l'anno scorso al Merano Wine Festival, no? Giusto? E c'è, tra l'altro c'è un amico che vi segue anche, che è Gianni Menotti, no? I miei 4 fratelli, c'è sempre mio padre e mia moglie. Come diceva Helmut, giustamente Gianni Menotti ha un ruolo molto importante perché è un enologo di fama nazionale e internazionale, che valorizza molto bene l'espressione dei vini del territorio. E questa è la cosa più importante per noi, valorizzare al massimo questi vini. Siamo un ambiente collinare, una zona privilegiata per la viticoltura di qualità. È importante dare l'importanza a questi vini dal punto di vista qualitativo. E per questo cerchiamo di spingere l'equilibrio, che è dato naturalmente ai nostri vini, verso alto, cercare di arrivare ai 14 gradi alcolici naturali per avere questa espressione del territorio. Vediamo appunto abbassando le produzioni, abbassando le rese, riusciamo a raggiungere questo obiettivo e adesso andiamo ad assaggiare appunto i vini. I bianchi sono fatti esclusivamente in acciaio, questa è un'anteprima, commercialmente saranno pronti fra qualche mese. Invece il caso diverso del rosso, del Pinot Nero, è stato imbottigliato già l'anno scorso, per cui diciamo è in piedi nella fase commerciale. E iniziamo l'assaggio con il Friulano, che è il nostro classico, diciamo, in Friuli, dal nome della regione, si capisce il Friulano rappresenta insomma il vino bianco della regione, ecco. Ecco, iniziamo col Friulano. Il Friulano, le caratteristiche sue, è vinificato in acciaio perché i vini bianchi, noi siamo convinti che l'espressione massima loro è privilegiare gli aromi primari, per cui non cerchiamo le interferenze. Quindi appunto vinifichiamo in acciaio senza la macerazione per esaltare appunto al massimo questi aromi primari che sono dati dal territorio. È un vino del 2019, come ho detto, appena messo in bottiglia e commercialmente sarà pronto fra qualche mese. Siamo sui 14 gradi alcolici. Vino bianco sul Tokai, sul Friulano. Voi sapete la storia un po' del Tokai, che oggi si chiama Friulano. Poi c'è anche, lo chiamano anche Tai, no? Il Tokai, giusto? Sì. Qualcuno nel attribuire questi nomi si sono sbizzarrati con l'inventiva e qualcuno l'ha chiamato, l'ha abbreviato con il nome Tai, però penso
prima si chiamava Tocai Friulano, per il Friuli appunto, il Friuli, il Friulano penso che abbia raggiunto un buon compromesso con il nome del Friulano. La vicina Slovenia ha dovuto mettere Sauvignon Nas e poi anche il Veneto invece appunto, come dice lei, Tai. Comunque penso che abbia una bella, è morbido, cioè è complesso, c'è una bella profondità anche come vino, no? E la persistenza, che è la cosa, mineralità per finire, no? Sì, l'aspetto della mineralità è legato molto ai terreni. Questi terreni derivano dai fondali marini dell'Adriatico. 50 milioni di anni fa era mare, tutte queste sono terre emerse, per cui questa mineralità è intrinseca nel terreno. L'altra caratteristica, non si irriga, anche quando per fortuna adesso c'è la pioggia, come si diceva prima, praticamente non irrigando, per fortuna che piove abbastanza, diciamo, la vite riesce a maturare bene. Però vediamo appunto nelle annate di poca pioggia, come è stato anche il 19, anche il 16, diciamo il livello qualitativo si è molto elevato. Candide alla fine, no? Qualche volta capita, anche l'anno scorso, il 13 luglio, c'è stato un po' di grandine, però per fortuna la grandine non colpisce al 100% tutto il territorio, ma va a macchie di leopardo. L'anno scorso abbiamo preso la grandine per un 20%. L'anno scorso c'era anche un po' di pioggia in fioritura, e questo ha ridotto la produzione. È un'altra pianta che si sviluppa e che produciamo è l'ulivo, che l'anno scorso abbiamo prodotto praticamente, non c'è stata produzione perché la pioggia non ha permesso l'impollinazione. Il pino bianco, secondo vino che l'Alto Adige è un po' la terra del pino bianco, mi sembra, no? Rispetto, c'è un po' di concorrenza tra Friuli e Alto Adige in Italia. No, più che concorrenza, spero che io la vedo che c'è analogia del territorio e vedo che insomma viene bene anche in Friuli il Pinot Bianco, ci sono queste colline che permettono l'escursione termica e permettono questi aromi primari di svilupparsi bene, e per cui nel Pinot Bianco c'è questo aspetto insomma dove il vino ne acquista positivamente. E poi cerchiamo con la pulizia e non cercare interferenze, come dicevo prima, di esaltare al massimo questi profumi, sempre tenendo un punto di partenza che il vino deve avere sui 14 gradi per esprimersi al meglio, insomma, per essere un po' più concentrato. Nel Pinot Bianco mi permetto così di caratterizzarlo come un vino elegante, un vino femminile, se si vuole un po' i profumi, però maschile, diciamo, nel gusto, perché ha tutta la struttura dentro del coglio che lo caratterizza molto bene. Quegli aromi frutti di mela soprattutto, no? Che si sente, no? Sì, un descrittore è quello, insomma, il carattere fruttato è proprio tipico del Pinot Bianco. Passiamo al Sauvignon. E il Sauvignon praticamente è un vino dove l'attenzione va posta sugli aromi, che devono essere intensi ma non esageratamente. Per questo ci sono varie tecniche di produzione, insomma. Noi cerchiamo di fare il Sauvignon sia in vigna, dove c'è una selezione, una cura della scelta delle barbatelle, una parte è l'R3, dove il peso del grappolino è basso, circa 80 grammi, e lì si concentrano molto gli aromi. Però ci sono cosiddetti vecchi cloni francesi, con grappolo un po' più importante, più grande, che dà un po' più di produzione, siamo sui 120-130 grammi, e lì si concentra la struttura. E l'equilibrio dei due dà un ottimo risultato. Avere il Sauvignon solo di R3, personalmente, come si dice, non mi piace, perché dà un eccesso di profumi. E poi c'è la tecnica in cantina, cosiddetta in riduzione, dove si cerca di evitare il contatto di ossigeno per avere la salvaguardia di questi profumi. Il risultato è, sì, la massima pulizia deve esserci per avere questi profumi puliti, netti, e devono essere espressione del Sauvignon, insomma, ecco.
se non semi aromatico, deve essere riconoscibile presso i profumi, e l'obiettivo che stiamo cercando di trovare in questo territorio. E Gianni Menotti in questo la salunga e ci è molto di aiuto per avere un vino di qualità. E bisogna dire che in Friuli purtroppo tanti il Sauvignon lo ammazzano con legno, no? Qui voi invece siete molto più lineari usando solo l'acciaio, no? Sì, sì, noi non cerchiamo interferenze né legno né macerazioni per avere la massima espressione di questi profumi primari che sono appunto l'espressione del territorio. Siamo convinti che l'uva matura perfettamente, il Sauvignon è una, tra l'altro una delle prime uve che viene raccolta in vendemmia, matura perfettamente. Cerchiamo anche di raccoglierlo nelle ore fresche per salvaguardare un po' i profumi, quindi c'è una massima attenzione, per cui di mattina si raccoglie il Sauvignon, di pomeriggio il Pinot Grigio che è un po' meno delicato. Per cui... Siamo la rossa, il Pinot Nero. Bene, il Pinot Nero. Allora, Coglio, zona dei bianchi, 80% di produzione riservata a vini bianchi, però 20% la dedichiamo ai vini rossi. Il vino bianco, come avete potuto vedere, il Coglio, insomma, la parte collinare è una bella espressione. Allora ci vuole altrettante cura per avere un vino rosso di qualità. E anche qua c'è analogia con Alto Adige, chiamiamo i nostri cugini, insomma, anche loro fanno Pinot Nero. Però noi lo vinifichiamo in rosso. Anche noi cerchiamo l'eleganza dei profumi. La vigna è esposta al nord per non prendere il sole forte. E in questo caso cerchiamo i profumi e aromi un po' più delicati. E con il Pinot Nero 17, diciamo, abbiamo raggiunto molto bene questo equilibrio. 17 per il Pinot Nero è stata una bella annata, perché anche questo si raccoglie nella prima parte, prima decade della vendemmia, e il tempo era perfetto. Il tempo dopo si è rotto più avanti, e poi abbiamo sacrificato altri vini come Merlot e Cabernet, però il Pinot Nero nel 17 per me è molto, venuto molto bene ed è perfetto, insomma. No, effettivamente, se adesso faccio un confronto, una degustazione cieca col Pinot Nero al Fattesino, diciamo, trovo molte linee che sono molto simili, difficili anche distinguerle. Allora, grazie Roberto. Grazie a voi. Siamo Bocano, l'azienda Colterenzio Shrek Peak, no? Questa è un'azienda, una delle cantine più giovani, delle cantine cooperative più giovani, che hanno ben 300 famiglie, no? 300 contadini, che fanno parte. Sono, che è un'azienda che nasce nel 1960. E abbiamo un personaggio che io stimo molto, con cui ho passato anche tanto tempo, è Louis Streicher. Lui è un grande personaggio, che penso è un po' ancora il punto di riferimento dell'azienda, e comunque è stato quello che ha dato un po' una base, un'immagine molto forte a Colterenzio. Va bene, grazie Alex. Qui praticamente abbiamo quattro vini, il Pinot Bianco per 2018, vero? Il secondo è lo Sciardo della Foa Alto Adige, e il terzo è il Pinot Nero Riserva Sant'Italia. Grazie Helmut, io oggi gioco un po' in casa, giustamente detto non siamo un'azienda a conduzione familiare, non abbiamo una famiglia alle nostre spalle, ma ne abbiamo ben 300. Rappresentiamo, come detto, 300 viticoltori, 300 realtà dell'Alto Adige che coltivano circa 300 ettari nella base, chiamiamola nell'area meridionale dell'Alto Adige, cioè a sud di Bolzano, tra i 230 arrivando anche ai 650 metri di altitudine. Abbiamo la fortuna di avere tanti micro viticoltori che ci mettono la passione, che ci mettono l'anima e che se seguiti riescono a dare il meglio di ogni singola area, di ogni singolo terroir, chiamiamolo così. Vino con cui incominciamo questa degustazione è proprio un'espressione di questo concetto.
sto parlando del pino bianco Berg, che è un, se così vogliamo, un vino con menzione geografica aggiuntiva, così la chiamiamo noi in Italia, se fossimo in Francia lo chiameremo un cru. È un'area molto vocata per la produzione di pino bianco, cioè l'area di Eppenberg, o come la chiamiamo in, o come si chiama in italiano, Appiano Monte. È un'area che si trova tra i 450 e i 550 metri di altitudine, con suoli morenici con una forte componente calcarea. Termiche donano questo vino, questa mineralità, questa eleganza. La prima annata è stata la 2017, voi state assaggiando la 2018. È un vino che è nato, come ho detto, con un concetto preciso, cioè di valorizzare una delle aree che secondo noi una delle aree più vocate per pino bianco in Alto Adige, cioè l'area di Eppenberg. Il vino viene affinato 100% in legno, usiamo botti grandi, non usiamo in questo caso barrique, cioè quando parlo di botti grandi intendo botti da 30 ettolitri con aggiunta di alcune tonneau, non usiamo barrique. Viene fermentato ed affinato in legno per circa 10 mesi. Il nome è Berg, che vuol dire, significare che sono vigneti che sono in montagna, cioè in altitudine. No, se così vogliamo, è un'area ben precisa, cioè l'area di in tedesco si chiama Eppenberg, in italiano sarebbe Appiano Monte, ed è un'area, secondo noi, tra le più vocate per questo vitigno. E pertanto abbiamo deciso di vinificare le uve provenienti da quest'area, da questi vigneti, separatamente, perché abbiamo negli anni notato che davano sempre i migliori risultati. Il più basso si trova a 450, quello più alto a circa 550 metri. Abbiamo nel DNA la qualità. Come hai giustamente detto, abbiamo come uno dei nostri personaggi più importanti è Louis Reifer, che è stato il nostro presidente onorario, che sicuramente è stato uno dei pionieri della viticoltura di qualità, di questa rivoluzione che è iniziata negli anni Ottanta. Questo concetto di qualità, abbiamo questa missione che abbiamo oggi in degustazione, che sono tutte delle belle espressioni dei singoli vitigni. Abbiamo rese basse. Un bel potenziale, e secondo me c'è anche un bel potenziale di invecchiamento, cioè questo vino c'è ancora una crescita nei prossimi anni, a mio avviso, no? Il prossimo, che è lo Chardonnay e la Foa, poi anche la riserva San Daniel, così ecco si vede, no? Che c'è questa etichetta di no? Ok, allora Alex, ci dai un po' di informazioni? Certo, lo volentieri. Allora, la Foa è un progetto iniziato negli anni Ottanta, che sono, come detto prima, gli anni del cambiamento in Alto Adige, cioè dove si passa da una viticoltura che era incentrata fino ad allora sulla produzione di vini prettamente rossi e prettamente di massa. Fino agli anni Ottanta in Alto Adige uno era il vitigno principale, cioè la schiava, con cui venivano prodotti vini mediocri, diciamo, orientati specialmente all'export nei paesi germanici, insomma. Negli anni Ottanta alcuni, chiamiamoli pionieri, visionari, come vogliamo, ebbero l'intuizione che l'Alto Adige aveva tutte le possibilità e le potenzialità per produrre grandi vini e che, insomma, non era un diamante grezzo, se così vogliamo. E tra questi sicuramente Alois Lageder e come anche il nostro Louis Reifer, che iniziarono, insomma, ad sperimentare in primis con nuovi criteri di qualità e con vitigni internazionali, anche per misurarsi un po' con il resto del mondo. Poi il progetto La Foa. Con questo progetto Louis Reifer, come ho detto, il nostro presidente onorario, volle dimostrare che insomma, che era fattibile, che questi nuovi criteri di qualità
erano fattibili e che lavorando in un certo modo si poteva ottenere vini di formato internazionale. L'agricoltore, socio di Colterenzio, piantò prima nel vigneto storico Cabernet Sauvignon, dopo Sauvignon Blanc, e così iniziò, diciamo, un percorso, un progetto. Negli anni si è evoluto, negli anni si sono aggiunti anche altri vini, non è più solo un vigneto, sono diversi vigneti, e oggi abbiamo quattro vini che possono chiamarsi La Foa. Lo Chardonnay ha una storia lunga, cioè a Colterenzio ci crediamo da tanto allo Chardonnay. Uscì sul mercato nel 1983, cioè un anno prima che diventasse DOC, cioè DOC Alto Adige, per cui uscì come vino da tavola all'epoca. Chardonnay La Foa è annata 2018, in questo caso 100% fermentato ed affinato in barrique. Circa 10 mesi anche in questo caso. Usiamo molto legno di secondo e terzo passaggio, solo un circa il 30% è legno nuovo. Per noi è importante che in un vino ritrovare la tipicità del vitigno, sicuramente dell'area, perché uno Chardonnay altoatesino non può avere gli stessi sentori o non deve avere gli stessi sentori di uno Chardonnay siciliano, e anche l'annata, cioè si deve sentire un po' le differenze delle singole annate. E riusciamo bene ad esprimere la competenza, insomma, su questo vitigno che negli anni ci siamo elaborati, se così vogliamo. Il Pino Bianco di Berg di prima ha un grande potenziale, questo vino ancora di più, insomma anche questo vino ha una grande longevità, e è già buono oggi, però è ai suoi inizi, insomma, ha ancora una vita davanti. Va bene, devo dire anche l'etichetta, adesso non abbiamo la bottiglia qua, comunque l'abbiamo vista prima, cioè quando vedo un'etichetta così chiaramente ho già un'aspettativa, e qui l'aspettativa la c'entra in pieno. Allora, Pino Nero San Daniel, ho scelto il Pino Nero perché ormai per Colterenzio è il vitigno a bacca rossa più importante. Il vitigno bacca rossa più importante, dove penso riusciamo anche ad esprimere quello molto bene, quello che cerchiamo nel vino, cioè l'eleganza, la finezza e anche, se così vogliamo, il piacere di beva, se così vogliamo. E il San Daniel è un vino che ormai ha una storia di circa 20 anni ed è un vino che negli anni si è sempre più evoluto. San Daniel deriva dal vigneto storico dove è nato questo vino, cioè che è situato tra i comuni di Ora e Montagna, presso la chiesetta di San Daniel. Quel vigneto, ma è quel vigneto storico e alcuni vigneti della zona di Cornaiano, cioè due zone molto vocate, diciamo un po' sotto Mazzone, porta più questi sentori dolci, questi sentori di frutta dolce, molto matura, e invece la zona di Cornaiano porta sicuramente più questi sentori un po' di sottobosco e anche un po' di tannino, se così vogliamo, leggermente più ruvido. Affinamento, 2/3 in botte grande, cioè da 30 ettolitri, 1/3 in botte piccola, cioè barrique e tonneau. Un esempio per l'Alto Adige, come anche altre cantine sociali, per cui posso solo fare i complimenti, anche se Pino Nero è un vino come tutti i due precedenti che hanno potenziale di invecchiamento, e sarebbe magari bello un domani fare una degustazione verticale. Se lei alla prossima azienda, che adesso andiamo ad assaggiare l'azienda della Toscana, e quindi siamo all'azienda Ridolfi, Albert Sciabani, che si dedica... Ciao a tutti, ciao dalla Toscana, ciao da Montalcino. E quindi parliamo di un'azienda che ha anche una sua storia, no? Almeno l'azienda storica, e quindi di famiglia, azienda storica, che si trova nel territorio, anche in Montalcino, ci sono tante aree, ci sono tante venute. Comunque, ho letto che avete 54 ettari, di cui 21 evitati, per cui avete... Sono tutti collegati questi 50 ettari?
Allora, sì, esatto, sono concentrati qui a nord-est di Montalcino, però non è tutto qui. Per quanto riguarda le vigne, sono a nord-est. È una piccola media azienda a nord-est di Montalcino. 13 ettari sono sotto la DOCG Bruna di Montalcino, un ettaro a Rosso e altri 6,5 a IGT. Io mi sono portato dietro anche la mappa, so che dovrebbe essere al contrario, ma per farvi vedere, questa è la mappa di Montalcino, 3 sono le zone dove si produce, diciamo, dove si concentrano le aziende di Montalcino, quindi nord-est dove siamo noi, che è la parte più fresca, sud-est è la parte che si affaccia al Montagnata e sud-ovest è la parte più vicina al mare, dove naturalmente sono 3 zone, per quanto sono vicine comunque danno dei brunelli che sono diversi, perché l'esposizione è diversa, la composizione dei terreni sono diversi, le altitudini sono diversi e anche la quantità di sia sole che acqua che ricevono sono diverse. Vi dicevo, la parte più fresca di Montalcino, questo negli ultimi tempi ci ha permesso di tirar fuori dei vini molto molto eleganti, perché sapete e sappiamo tutti che con il passare degli anni le temperature si sono alzate. È una zona storica di Montalcino, ora mi trovo in azienda, località Mercatali. Quel muro, i muri che vedete dietro sono le mura del 1300, dove qui si chiama Mercatali perché veniva fatto un mercato, fine 200, primi del 300. All'epoca si faceva vino, però non era il vino rosso, ma il vino più famoso di Montalcino, anche in epoca romana, era un vino bianco dolce, il Moscadello di Montalcino. Dal 2011 è la famiglia Peretti, attraverso la proprietà di Giuseppe Peretti, che conduce l'azienda. L'idea che abbiamo è quella di fare dei vini eleganti, dei vini di tradizione montalcinese. Pensiamo che avere una grande qualità in vigna, possiamo avere anche l'opportunità per fare anche dei gran vini poi in cantina. L'azienda non utilizza nessun tipo di insetticida o pesticida. Dal 2013, per quanto riguarda la tignoletta, siamo stati i primi a introdurre la confusione sessuale qui a nord-est. Abbiamo prima con Helmut abbiamo deciso questa batteria qui, dove la prima parte, i primi 3 vini sono dei Sangiovesi in purezza e l'ultimo è un IGT, un Super Tuscan. L'idea che abbiamo sono dei vini classici e tradizionali. Cosa vuol dire per Montalcino classico e tradizionale? È considerato per Montalcino classico e tradizionale, per esempio, l'affinamento in botti grandi. Quindi noi utilizziamo rovere di Slavonia, botti da 30-35 ettolitri. Partiamo con il rosso 2017. Gambelli diceva sempre che il rosso di Montalcino era il biglietto da visita, quindi teneva molto, moltissimo, così come teniamo anche noi. Quindi per Montalcino è fondamentale il rosso di Montalcino, perché il biglietto da visita è da lì che si vede la qualità. In azienda non facciamo differenze tra rosso e Brunello di Montalcino a livello di vigneti, vengono coltivati lo stesso, solo che il rosso di Montalcino esce al secondo anno dalla vendemmia e il Brunello di Montalcino al quinto anno dalla vendemmia. È una delle pochissime DOCG, quello del Brunello, che esce al quinto anno. In Piemonte loro escono al quarto anno dalla vendemmia. Ritorniamo al rosso, annata 17, l'annata 17 qui da noi è stata un'annata calda, caldissima, con pochissime piogge. Non ha piovuto da fine aprile fino a fine agosto, primi di settembre, e quindi con poche piogge, quindi siamo andati poi a raccogliere l'uva, dove l'uva c'era tantissima buccia e poca polpa, quindi
siamo stati secondo me molto molto bravi nel gestire bene in vigna la raccolta. È un vino secondo me molto molto elegante, il Sangiovese, i marchi principali di un Sangiovese giovane di Montalcino sono frutta rossa, fragola, ciliegia scura, affinamento in rovere di Slavonia, botte grande, e ora un anno e mezzo di affinamento in bottiglia. Grandissima persistenza, degli aromi, un bouquet florale, fruttato, molto molto importante, un'acidità che sorregge sia l'alcol che e il tannino, e quindi è un ottimo compagno per quanto riguarda i nostri primi piatti di sia gli antipasti toscani, ma perché no, si può azzardare anche a qualche pasta. Il rosso qui viene trattato da non facciamo differenze, è solo che quando arriva il secondo anno dalla raccolta il vino viene imbottigliato e poi viene affinato minimo 10 mesi. E l'annata 18 è stata un po' diversa rispetto al 17. Annata 18 un po' più di pioggia, un po' più d'acqua rispetto al, se vogliamo fare il confronto, il 17, una bellissima annata a questo bouquet florale che è meraviglioso, frutta fresca, rossa, fragola, ciliegia. È un piccolo monello proprio, guarda, cioè, persistenza, questo anche sul discorso che aveva fatto prima, cioè questo anche è un po' di longevità, no? Dite quanto andiamo a salivare durante la degustazione, vuol dire che c'è tanta acidità, e questa acidità che ci può permettere tranquillamente di tenerlo questo rosso per 10 o 15 anni senza problemi. Cos'è che abbiamo? 2015. Entriamo in materia dei 5 anni. Quindi è un vino che è uscito sul mercato all'inizio dell'anno, no? Esatto, è uscito a marzo. Per disciplinare, noi, cioè nel senso, Brunello esce al quinto anno della vendemmia. Annata 2015 è un'annata strepitosa per Montalcino. Con quelle di Siro Pacenti sono adiacenti, no? Il vino di Siro Pacenti per James Suckling è vino numero uno al mondo per l'anno 2020, quindi col Brunello 2015. Dalle vicine uve viene fatto anche il nostro, dalle vicine vigne viene fatto anche il nostro Brunello 15, classico, tradizionale, 3 anni di botte grande, 1 anno e 2 mesi ora di bottiglia, fermentazione in acciaio, 60-70 giorni di fermentazione, rimontaggi all'aperto, facciamo 4 rimontaggi al giorno. Si va in questa è vecchia scuola di Montalcino, e dice, quella scuola dice di fare questi rimontaggi, di andare anche leggermente tra virgolette in ossidazione. I nostri vini poi quando vengono aperti possono stare tranquillamente 4-5 giorni aperti. Sapete molto bene che quando c'è qualità non c'è quantità, no? Invece chiedete a tanti produttori di Montalcino, la 2015 esula da questo ragionamento, c'è tanta qualità e tanta anche, c'è stata anche quantità. Se prima avevamo piccola frutta, piccola rossa, qui il frutto va un po' più a imbrunirsi, quindi se prima avevamo una ciliegia, una fragola, qui si va più sulla prugna, sulla mora, sul sottobosco. È un vino molto elegante, oserei dire anche questo. Io direi che ha carattere e personalità. Cioè esattamente. Storia, quindi sentite il quanto persiste. Cioè è un vino molto elegante ma molto persistente. Sentite in bocca quanto rimane. Possiamo andare oltre i 15 secondi di persistenza in bocca. L'ho già preassaggiato, no? Sì, sì. Ovviamente qui nel terzo, adesso senza non lascio parlare te, adesso parlo. Sì. Entriamo una stilistica internazionale, no? Esattamente. Il vero Brunello è il primo, è quello. È il primo, cioè quello che abbiamo assaggiato ora, il 2015 normale, non il Donna Rebecca. Cioè, sì. Per noi la tradizione è nel rosso e nel Brunello 15 che abbiamo degustato.
Per quanto riguarda il Donare Becca, è una selezione, facciamo 1500 bottiglie e sono molto contento che con noi oggi c'è anche Jean-François, perché, ora vi spiego il perché, al direttore e alla proprietà garbano i pinot neri della Borgogna, no? A chi non garbano i pinot neri della Borgogna? Quindi il Donare Becca è lavorato come i pinot neri in Borgogna, con fermentazione integrale. Cosa vuol dire questo? Abbiamo sei barrique della Tonnellerie Baron, che mi immagino che diversi di voi conoscete, Jean-François, immagino molto bene, e facciamo la fermentazione quindi integrale. Il chicco intero viene messo all'interno della botte, 60-70 giorni di fermentazione con batonnage manuale giornaliero. Dopo questi 70 giorni c'è la separazione delle vinacce dalle uve, le vinacce dal vino. Il vino viene rimesso all'interno della stessa barrique dove ha effettuato la fermentazione e lì sta per 2 anni di affinamento. E ha fatto altri 2 anni di affinamento in bottiglia. Se fate caso, qui sia il naso che anche un po' il colore è diverso rispetto al primo 2015. Questa è una degustazione, io lo chiamo orizzontale, quindi stessa annata, però 2 lavorazioni diverse. Dico che questo è un prodotto sicuramente in questo stato quasi embrionale, puoi dire. Questo lo devi bere dopo 10 anni, no? Esatto, questa, Helmut, questa è la seconda annata. Allora, passiamo adesso alla prossima azienda, Vite Colte. E qui abbiamo ovviamente, abbiamo 180 viticoltori, quindi anche voi, una realtà abbastanza grossa rispetto a Polterenzio, no? E qui questa è l'azienda, quindi la cooperativa, no? Che si trova nel cuore della zona di Barolo a Barolo, no? Quindi rappresentate proprio quel territorio, ma non avete, diciamo, solo il territorio di Barolo, ma siete ovviamente con diverse tipologie, avete un quadro abbastanza ampio che spazia dalla Barbera, in questo caso, al Barbaresco, al Barolo e per finire al Moscato, no? Allora, esatto, Vite Colte è un progetto a base cooperativa. Come sapete, come in Alto Adige, anche in Piemonte c'è un'altissima frammentazione del territorio, quindi tanti piccoli viticoltori con pochi ettari ciascuno, e il ruolo della cooperazione è fondamentale. Vite Colte è un progetto cooperativo perché è fatto da diverse famiglie cooperative, diversi viticoltori, io sono uno di quelli, e un progetto perché dietro a tutta l'organizzazione della cantina c'è una progettualità. In primis di selezione dei vigneti dei viticoltori, infatti al progetto Vite Colte fanno parte soltanto vigneti selezionati. Parliamo di una selezione durissima, circa il 10% dei vigneti che potevano entrare all'interno del progetto Vite Colte sono stati selezionati, quindi veramente delle chicche in diverse aree del Piemonte. La nostra cantina è a Barolo, ma appunto i nostri vigneti sono nelle zone più importanti del Piemonte, quindi sia le Langhe, Barolo e Barbaresco, ma anche il Monferrato, la zona del Gavi e la zona del Roero. Qualcosa anche su sopra Torino per l'erbaluce di Caluso. Al sapere tradizionale rappresentato dai viticoltori si abbina quello più accademico e istituzionale. Noi abbiamo un agronomo di cui andiamo molto fieri, che si chiama Daniele Eberle. Lui è uno degli agronomi più importanti in Piemonte, ma anche in tutta Italia. È un ragazzo che, oltre a lavorare per Vite Colte, ha fatto anche tanti progetti di ricerca, collabora con tante università. La forza di Vite Colte sta proprio nella selezione dei viticoltori e dei vigneti e il loro sapere tradizionale, che appunto dialoga col sapere accademico rappresentato da Daniele. Assaggiare, che è la Luna e Falò. La Luna e Falò è una barbera d'asti superiore, è una delle barbere d'asti superiori più premiate nella nostra zona, rappresenta uno dei leader di categoria, ed è un progetto, un'etichetta, un progetto che sta dietro un'etichetta, nato negli anni 80, appunto, quando in Piemonte si iniziava a fare quel cambio di paradigma dalla quantità alla qualità. Abbiamo fatto il primo protocollo vitivinicolo, tutti i nostri vini hanno alle spalle dei protocolli vitivinicoli, che sono delle serie di regole che i viticoltori devono rispettare per poter appunto rientrare all'interno del progetto. E la Luna e Falò è stato appunto il primo progetto nato negli anni 80 e che oggi, con l'annata 2017 che andrete a assaggiare, compierà 30 anni e di cui andiamo molto fieri, il nostro vino più importante e sicuramente più conosciuto. I vigneti si trovano nella zona tra Nizza Monferrato,
Agliano Terme e Castelnuovo Calcea, quindi siamo all'interno della denominazione Nizza di OCG. Direi che i nostri vigneti sono all'interno della denominazione Nizza, che è una cosa molto importante, perché diciamo che il Nizza è un po' il cuore della produzione della Barbera nel Monferrato, un po' come dire un Lange e un Barolo. Ecco, i nostri vigneti sono all'interno della zona del Nizza, anche se in etichetta compare solamente Barbera ad asse superiore. È una zona super vocata per la Barbera, sono suoli di origine sedimentaria marina con un'altissima percentuale di calcare e ottime esposizioni. Grosse particolarità, ma cerchiamo di preservare quelle che sono le caratteristiche dei vigneti autoctoni, perché fortunatamente noi in Piemonte siamo ricchi di vigneti autoctoni. Praticamente il 90% del vigneto piemontese è fatto da varietà autoctone e ne andiamo molto fiere, quindi noi vogliamo valorizzare le nostre varietà. Questa Barbera fa un anno di affinamento in botti piccole, che sono i contenitori ideali dove affinare la Barbera, perché la Barbera è un vino con una alta acidità, con un ottimo corpo e che non ha una grandissima componente tannica. Un affinamento in barrique è preferibile per questa ragione, perché insomma, la cessione del tannino è leggermente superiore alle botti grandi e quindi integra bene quello che è il corpo della Barbera. E utilizziamo un terzo di barrique nuovo, un terzo di barrique al secondo passaggio e un terzo di barrique al terzo passaggio per bilanciare al meglio il legno ed evitare che vada a coprire quelle che sono le caratteristiche varietali. Dopo un anno di affinamento in bottiglia è pronto al commercio. Per quanto riguarda l'annata 2017, è stata un'annata caldissima in Piemonte, anche qui pochissima pioggia, molta siccità, però questo a noi ha fatto piacere, perché soprattutto per la Barbera, è stata una grandissima annata, forse la migliore annata degli ultimi 20 anni per la Barbera, non per il Nebbiolo. Infatti, insomma, quando si parla di annate poi bisogna sempre distinguere per quale varietà sono buone e non sono buone, perché molto spesso si tende a semplificare, in Piemonte è stata una grande annata, no. Insomma, per la Barbera è stata un'ottima annata, per il Nebbiolo diciamo che il 2016 e il 2010, che poi andremo a assaggiare, sono state migliori. Un vino di grandissima struttura, ma con un'ottima freschezza che lo rende appunto molto equilibrato. Buon prezzo. Eh sì, soprattutto perché a livello di riconoscimenti parliamo di un vero e proprio leader di categoria. Adesso abbiamo scelto il secondo, il Barolo, mi raccomando. Ok? Esatto. Okay. Allora, Barolo parliamo del 2016. Sì, esatto. Ok, Barolo di Barolo, no? Voi sapete che Barolo c'ha diversi comuni, no? Barolo è il comune, è il cuore. Esatto. Barolo è una denominazione molto piccola, ma all'interno ci sono ben 11 comuni. Ogni comune ha differenti caratteristiche, ovviamente. Il nostro Barolo, questo qua che state assaggiando, proviene da solo il comune di Barolo, quindi solo uno degli 11 comuni. È un assemblamento di due crew diversi, Bricco delle Viole e La Volta, che sono due dei crew, diciamo, più importanti nella zona del Barolo. E noi lo produciamo in questa maniera, facendo un assemblaggio, perché secondo noi dà un'identità più vicina a quella che è la caratteristica del Barolo in sé. Qua facciamo 2 anni di affinamento in botti grandi e un anno di affinamento in bottiglia prima dell'entrata in commercio. Il tipo di vinificazione è molto tradizionale, quindi la macerazione è lunga, circa 30 giorni, quindi parliamo di una macerazione importante, che appunto è quella che è tradizionalmente sempre stata fatta qua nella zona. L'annata 2016 è stata un'ottima annata, perché sebbene è stata calda come la 2017, c'è stata più pioggia e soprattutto le belle giornate sono durate fino a settembre inoltrato, e quindi ha permesso anche a questo al vitigno Nebbiolo, che richiede particolare tempo nella maturazione, di avere appunto sufficiente tempo per arrivare alla maturazione, soprattutto per quanto riguarda i tannini. Spesso il Nebbiolo ha bisogno di temperature lunghe anche durante settembre inoltrato, per riuscire ad arrivare a un'ottima maturazione dei tannini, e nel 2016 c'è stata. È un vino assolutamente di prospettiva, che adesso inizia a poter essere bevuto, ma stiamo compiendo un infanticidio, in quanto sicuramente questo vino si evolverà negli anni. Grande struttura, bello, c'è anche un'eleganza, sempre un po' di note, senso di tabacco, anche un po' note speziate, sotto bosco, no? Questi frutti neri piccoli, no? Esatto. Beh, il Barolo di Barolo ha la particolarità proprio di essere molto elegante e soprattutto di maturare in bottiglia prima degli altri Baroli. Ma io ho assaggiato Baroli anche di 40 anni e il Nebbiolo di per sé come vitigno è un Nebbiolo che ha un grande potenziale di invecchiamento. Terzo, che è una cosa un po' particolare, no? Quindi
prendiamo un barbaresco che si chiama Spezie ed è 2010. Esatto, e considerate che non è ancora in commercio, sta entrando in commercio adesso. Adesso stiamo vendendo ancora il 2008. Proprio perché la nostra è un'azienda che è una cantina che lavora in maniera tradizionale e l'uva nebbiolo lavorata in maniera tradizionale, mi dispiace, ma richiede tempo e quindi va messo in commercio aspettando il naturale ritmo della natura e di questo vitigno. Per questo motivo le riserve le rilasciamo solamente dopo almeno 10 anni, perché dal nostro punto di vista è il periodo in cui è necessario per appunto sviluppare al meglio quelle che sono le caratteristiche del nebbiolo. Tra l'altro le nostre riserve sono fatte solo nelle annate migliori, quindi parliamo di 3-4 volte ogni 10 anni. Il Barolo lo rilasciamo solo nelle buone annate, nelle annate quelle che non siamo convinti che non sia un prodotto di qualità, non lo facciamo. Per esempio il 2014 non è entrato in commercio, ma l'abbiamo declassato a Langhe Nebbiolo. La riserva viene appunto venduta mediamente ogni 3-4 volte ogni 10 anni. Qui parliamo di un assemblaggio di uve provenienti da vigneti diversi nell'area del Barbaresco e confrontandola a quello di prima sicuramente sentirete una complessità aromatica superiore e delle note terziarie molto intense. Quindi andremo davvero su cuoio, su cioccolato, tabacco, note molto molto affascinanti. Come spezie, nomen est omen, come si dice in latino, quindi le note speziate si sentono proprio in maniera molto rilevante. Poi, grazie mille. Ovviamente è un barbaresco veramente notevole, cioè adesso sembra giovanissimo, no? Invece c'ha 10 anni, cioè questo... Esatto. Quante bottiglie fatte di questo? Questo siamo intorno alle 3.000 bottiglie. Questo grande barbaresco, cioè veramente, complimenti. Grazie mille, ne andiamo molto fieri, in assoluto è la mia bottiglia preferita di quelle che produciamo, è veramente un grandissimo vino. La degustazione, questo è bello anche, no? Con un moscato, quindi esatto. Molto un po' tipico della zona del Piemonte, moscato è qualcosa che vedo anche molto nelle famiglie quando magari sei nel privato, il moscato è un prodotto che trovi un po' ovunque, però... Qui voi avete un nome che si chiama La Bella Estate. Perché sì. La Bella Estate? Cosa c'è dietro qua? E cosa c'è dentro in questo moscato? Allora, questo è una varietà di moscato che si chiama Moscato Bianco di Canelli ed è una varietà autoctona dell'appunto della zona di Canelli. Ma la particolarità è che non è una tipologia di vino molto comune in Piemonte. È comune il vitigno, ma non è comune il moscato passito. Perché? Perché in quelle zone c'è sempre stata ormai da decenni una forte azienda spumantistica e quindi è sempre stato vinificato come Asti di OCG o come moscato da Asti di OCG. La nostra cantina ha iniziato 20 anni fa un progetto per fare un passito di qualità con l'uva moscato bianco di Canelli perché avevamo individuato dei vigneti particolarmente vocati per questa tipologia di uva e grazie alla collaborazione, come vi ho detto prima, di Daniele Eberle e di alcuni professori dell'Università di Torino, abbiamo cercato di utilizzare questo vigneto anche per fare dei moscati passiti. È un passito con una freschezza incredibile, sia aromatica al naso, perché riprende molto quelle che sono le note varietali del moscato, non quelle note di cotto che molto spesso hanno i vini passiti, e in bocca mantiene un'ottima acidità che bilancia benissimo lo zucchero e non lo rende stucchevole. Questo è un passito che se ne possono bere 2-3 bicchieri di fila senza problemi, a differenza di molti altri che dopo un bicchiere iniziano a diventare un po' pesanti. Se non ci sono altre domande, guarda questa bella degustazione finale, anche bella batteria, devo dire complimenti anche all'azienda, ma complimenti un po' a tutte le aziende, no? Perché penso che abbiamo fatto una bellissima degustazione. Davide, se li mettiamo un po' tutti di nuovo in scena, facciamo un saluto a tutti. Grazie Gregorio. Dopo il brutto periodo che abbiamo passato, spero che per tutti davvero sia una bella estate. Va bene, grazie Gregorio. Ma grazie a voi. Ciao.